Vediamo se anche oggi partono Madonne e finiscono bicchieri e bottiglie di vino oppure no. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui con me su Distraction Atlas nella sagra delle Madonne. Anche oggi vediamo un po', partita molto complicata quella appunto contro la Lazio. Andiamo a vedere insieme la live. Vediamo se anche oggi partono Madonne e finiscono bicchieri e bottiglie di vino oppure no. Vi racconto però che ho deciso di mettere i titolari perché ho fatto tre acquisti, dopo ve li faccio vedere, il che significa che ho probabilmente una difesa migliore di quello che pensassi, nonostante appunto il centrocampo e l'attacco siano molto falcidiati dagli infortuni, eccetera. Però la difesa si è rinforzata e dopo ve lo faccio vedere. Quindi ho deciso di affrontare la Lazio con i miei titolari. Giocando quindi in casa ho pensato, anche se l'avversario è un 102 e noi siamo un 90, quindi nettamente inferiori, magari con un modulo molto difensivo, però stavolta non contropiede, dopo ve lo faccio vedere, magari posso provare a giocarmelo un po' meglio rispetto al passato. Inoltre ho rischiato un pochino coi contrasti, ho messo i contrasti aggressivi mentre lui è andato con i contrasti normali. Bene, è uno 0-0 che a me fa molto molto piacere, è piaciuto appunto. Le tattiche appunto che ho messo sono piaciute pure a questo giochino di merda. Quindi, insomma, non c'è assolutamente di che. Vabbè, parte la sveglia nell'altro telefono, andiamo bene. E una grandissima, un buon pareggio a livello di tiri abbastanza equi. Lui si è preso l'espulsione alla fine. L'ho giocata col 5-4-1-B tiri, un modulo molto forte, difensivo, che però ha retto molto bene l'avversario, che era molto più forte di me. Sono quindi soddisfatto di questo pareggio, 0-0, ripeto, adesso andiamo a giocare contro un avversario completamente fuori controllo a livello di rosa. È un avversario che ha 777 milioni, la rosa abbastanza stanca, però anche i miei saranno sicuramente molto stanchi. Tuttavia recupereremo Højlund, che quindi levo dalla lista dei trasferimenti e metterò Pinamonti. Recupereremo la nostra punta più forte. Alvarez è disponibile, il morale è a terra dei ragazzi, ma questo è ovvio. E vi dicevo, ho fatto degli acquisti, quindi Smith Rowe ovviamente spero di venderlo in breve. Ho acquistato questo ragazzo qua inglese, mi sono preso Calvin Phillips, mi sono preso anche, non Kone, scusate, Kudus, e soprattutto in difesa mi sono preso Zivchenko e Anderson, che sicuramente hanno contribuito in maniera positiva a reggere appunto la difesa. Abbiamo ancora dei problemini, come vedete devo giocare con Tressoldi o Pedersen. Quindi nella giornata di domani spero di poter comprare un ultimo difensore, spero di liberarmi di Smith Rowe e di poter prendere un centrocampista e tornerà in avanti appunto Højlund. Quindi piano pianino le cose forse si possono mettere un po' meglio. In porta stiamo ancora faticando perché abbiamo soltanto appunto Kobel. Nonostante si possano mettere i fondi nei risparmi, non ci sono tanti risparmi da fare. Comunque il pareggio contro la Lazio è straordinario considerando appunto la rosa della Lazio che è spaventosa, lo considero una grandissima appunto vittoria tra virgolette, anche se abbiamo pareggiato e ci portiamo al 14° posto, abbiamo preso un punticino in più, diciamo, quindi dal 15° posto siamo al 14° e vediamo un po' se il peggio è passato, perché comunque vi ripeto ragazzi, Dark Gianlu con la Fiorentina e appunto l'Inter di Dioneo Deca sono squadre veramente forti, nonostante lui non abbia una rosa pazzesca, era appunto il finalista del torneo passato, insieme appunto a Dark Gianlu. Quindi questi due ragazzi che ho incontrato nelle prime partite sono ingiocabili. Vediamo come va col Napoli, che è ancora a punteggio pieno. Ha una rosa spaventosa, posso giocarmela? Non lo so. Comunque vedremo domani anche con gli acquisti. Vi faccio vedere brevemente appunto il mio 5-4-1-B tiri, un modulo molto molto buono. Alla fine, scusate, ho giocato contropiede, non tiri, quindi insomma un modulo molto molto buono, molto difensivo e forte. Quindi insomma questo è un modulo che funziona molto bene, si può giocare anche tiri, si può giocare così, ho messo anzi aggressivo e appunto con i tiri si mette il fortino di difesa. Il pressing va bene così, il ritmo e quindi questo è un modulo che può contrastare grandi squadre come quella appunto incontrata oggi come la Lazio e speriamo domani contro il Napoli di andare bene, anche se potrei anche cambiare la tattica visto che lui magari il video lo guarderà o magari no. Per oggi è tutto ragazzi, ottimo punto, ci vediamo domani con un nuovo episodio e ciao!